lo abbiamo detto tante volte, Villa Ada, Roma incontro al mondo, non è soltanto musica, ma ci sono tantissimi avvenimenti che ruotano intorno a questo festival, tra cui, ne abbiamo già accennato, gli Smart Camp, e io sono con Iris Isidori che ha curato in qualche modo le aree degli Smart Camp. Ho visto diverse aree in base alle attività che verranno svolte. Infatti lo Smart Camp è un contenitore di realtà all'interno del quale gli viene data la possibilità di esprimersi tramite quattro attività principali: lo show, il make, il play e il talk. Di conseguenza noi all'interno di Villa Ada, nell'area free, andiamo a inserire quattro diverse aree tematiche, ognuno caratterizzato da un colore diverso, e andremo a predisporre nello specifico, subito all'entrata del laghetto, un'area make, dove verranno svolti workshop sia tematici che pratici per quanto riguarda l'agricoltura sinergica. Poi abbiamo visto, ragazzi, li abbiamo incontrati, l'orto sinergico lo hanno già preparato, lo hanno già piantato, diciamo così, e rimarrà fino alla fine del festival, e quindi uno potrà vedere l'evoluzione di questo orto, e il 18 e il 19 ci sarà un incontro con degli workshop, e quindi avverrà tutto qui all'inizio, eh. Poi, una volta oltrepassato la zona ristoro del bar, andiamo nello spazio che a me piace definire la piazza dell'innovazione, del social e del green, dove andremo a inserire un altro spazio dedicato al make, dove verranno svolti workshop sempre sia teorici che pratici. Andremo a inserire un'area play, nel quale verranno svolti laboratori digitali per bambini. Più o meno è l'area che vedete alle nostre spalle, noi siamo proprio nella piazza, diciamo così, di Villa Ada. E infine andremo a creare una vera e propria galleria espositiva, dove potremo trovare non solo esposizione ma anche delle vere e proprie dimostrazioni pratiche. Infine tutto ciò sarà oggetto di talk e di dibattito, quindi andremo a creare, dove convergeranno le varie attività, una zona talk pensata come una vera e propria tavola rotonda, che sarà caratterizzata dal colore rosso e dove sarà possibile appunto confrontarsi, creare dibattiti e cose varie. In più, quindi ci troveremo più o meno qua, proprio per riprendere il concetto principale di piazza, e in più avremo delle piccole aree relax dove ci potremo riposare una volta che si è visitato il tutto. Che fantastica questa cosa, ma senti, visto che ci sono tutti i colori a indicare, no, le varie aree per le diverse attività, ma avete pensato anche di creare o un arredo o un oggetto, un simbolo per identificare bene, così le persone non possono sbagliarsi? Diciamo che l'arredo sarà minimo per lasciare spazio alla bellezza naturale di Villa Ada, però ogni attività sarà caratterizzata e individuata da una specie di totem che pensavamo di creare con dei pallet colorati, quindi di conseguenza siamo anche in linea con l'arredo creato all'interno di Villa Ada. Poi si rimane sempre sul concetto di sostenibilità, di futuro, di green, insomma, ragazzi, l'appuntamento è il 18 e il 19 luglio con gli Smart Camp a Villa Ada, e questi spazi aspettano soltanto di essere animati da voi. Appuntamento a Villa Ada con Smart Camp per il 18 e il 19 luglio, quando ci saranno tantissimi workshop. Io penso che andrò a vedere quello dell'orto, ovvero l'orto in balcone, così imparo magari qualcosina. Io in tema di green parteciperò al workshop sull'impianto fotovoltaico ad Isola, che è un tema molto importante adesso per quanto riguarda le energie rinnovabili. Direi di sì. Ragazzi, appuntamento a Villa Ada, fino al 31 luglio, qui un sacco di eventi. Ciao, vi aspettiamo.